White is clean, white is pure, white is beautiful. Healthier, younger looking. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video di cultura giapponese. Allora, oggi volevo parlarvi di questa cosa che comunque sento spesso, che è il fatto che i giapponesi prediligono la pelle chiara. Ne ho parlato spesso anch'io nel mio canale, lo avrete sentito spesso, ma oggi volevo parlarvi del perché ciò avviene e andare un pochino più nel dettaglio di questa questione, perché ha delle forti ripercussioni comunque sulla società giapponese, ma più che sulla società giapponese in generale, sulla popolazione asiatica, e vorrei parlare un pochino delle cause che hanno portato a ciò. In ogni caso, lasciate un mi piace e iniziamo subito. In Giappone esiste questo antico proverbio che dice che la pelle chiara copre 7 difetti. Le donne giapponesi infatti si mettono veramente d'impegno per mantenere la loro pelle bianca, cercano in ogni modo di evitare di esporsi al sole e quando escono di casa escono sempre con la crema solare protezione 50. In realtà pure io esco sempre con la protezione 50, ma questo è un altro discorso. In ogni caso, una cosa che ho notato comunque leggendo vari siti, in realtà anche Wikipedia italiana, è che dicono che i giapponesi o comunque in generale gli asiatici vogliono avere la pelle bianca perché vogliono assomigliare ai caucasici. Il loro desiderio sarebbe quello di diventare dei bianchi. Diciamo così, non è assolutamente così. Infatti, molto prima che gli europei o anche gli americani arrivassero in Asia, molti asiatici avevano questo desiderio, un pochino come succedeva da noi nel Medioevo anche. Vi ricordate che se avevi la pelle bianca potevi vedere le vene e quindi si diceva che i nobili avessero il sangue blu. È la stessa identica cosa, la stessa cosa succedeva in realtà anche in Asia. Oddio, non si parlava di sangue blu, però la gente comunque voleva avere la pelle chiara. Comunque la pelle chiara era associata comunque all'immagine di bellezza e anche di alto grado sociale. Su Wikipedia italiana ho trovato proprio questa scritta: il motivo del perseguimento di questo canone di bellezza è spesso ricondotto alla volontà di emulare la bellezza stereotipata della donna caucasiche. In Giappone questo ideale di bellezza è iniziato già dal periodo Nara, dove le donne comunque facevano un ampio uso di prodotti di bellezza per proteggere comunque la loro pelle, come la crusca di riso e la polvere di perle macinate. Durante il periodo Edo, tra l'altro, era anche stato creato questo cosmetico chiamato Ugusui no Fun, che praticamente era derivato dagli escrementi da una specie di usignolo giapponese. Non so perché, ma mi ricorda sempre questa scena. Comunque questo prodotto veniva utilizzato per rimuovere il make-up delle geishe e tra le varie qualità aveva anche quella di sbiancare la pelle. In ogni caso, in molti paesi asiatici il candore della pelle è associato ai concetti di bellezza e di nobiltà e per questo contrapposto alla pelle scura, invece vista come sinonimo di basso ceto sociale, poiché associata comunque a quelle professioni più umili che venivano svolte all'aperto, uguale a quello che succedeva in realtà anche da noi in Europa in tempi antichi. Ma il punto è che la storia non è l'unico motivo per cui esistono questi pregiudizi tutt'oggi in Asia. Infatti è sicuramente anche colpa dei media asiatici, nei quali appunto sembra che avere la pelle bianca sia l'unico modo per essere belli. Esistono delle eccezioni sicuramente, per esempio c'è stato un periodo, quant'era? Una ventina d'anni fa forse, 15 anni fa per esempio, quando era famosa Anna Miyamuro, che tutte avevano sta mania di farsi la pelle scura, era comunque diventato un trend avere la pelle più scura, andavano spesso nei lettini solari per farsela diventare più scura. Però in generale questo trend è finito molto presto e oggi, se accendete la TV, praticamente come tutti gli attori, modelli, idol e cantanti anche, hanno praticamente tutti la pelle bianca. Non prendiamoci in giro, è esattamente così. Vi sarà capitato di vedere comunque dei music video magari di cantanti K-pop o anche cantanti J-pop e è sempre così, non ditemi di no. Cavolo, ci sono le AKB48 che su 48 e oltre ragazze, possibile che non ce n'è una con la pelle scura.
Ma in realtà possiamo anche capire questa cosa quando vediamo, per esempio, delle interviste di cantanti K-pop quando vanno nei programmi americani. Se notate, hanno molto spesso la pelle più scura rispetto a quando fanno delle interviste o sono ospitati in programmi televisivi in Corea. È come se gli mettessero questo filtro in faccia per avere la pelle bianchissima. Pure io, adesso che sto girando questo video, ho una luce piantata in faccia e ho la pelle bianchissima. In realtà, se mi vedete quando non faccio i video, la mia pelle non è così chiara. Non so se conoscete anche la band XO, c'è un membro di loro che ha la pelle, diciamo, un po' più scura e spesso viene comunque ribadita questa cosa dagli altri componenti. Guardate qua che hanno fatto questo sketch di lui e lui l'hanno disegnato con la pelle completamente scura. Anche i BTS, c'era stato RM che comunque in un'intervista se n'era uscito con questa frase. When I first saw V and J-Hope, I couldn't see them because they were too black. So, yeah, when the nights get dark, I couldn't find them. Sono sicuro che lui non intendesse niente di male, però capite che se un cantante, diciamo, americano e di una band dicesse una cosa così di un altro componente, penso che verrebbe assalito da un sacco di gente, eh? Un po' per il discorso del politically correct. Ci sono moltissime pubblicità in Asia che promuovono comunque prodotti per lo schiarimento della pelle. Io ho trovato queste pubblicità oltraggiose a dir poco. Guardiamone qualcuno assieme, vi metto i sottotitoli. กว่าคริสต์จะมาถึงตรงนี้ได้การแข่งขันมันสูงมากจะอยู่ได้นานๆไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วถ้าคริสหยุดดูแลตัวเองเมื่อไหร่ทุกอย่างที่ทุ่มเทมาความขาวที่ลงทุนไว้ก็หมดไปเด็กใหม่ที่เข้ามาแทนที่อาจทำให้เรากลายเป็นดาว Una cosa che ho notato di queste pubblicità è che spesso ci sono due ragazze, una con la pelle più scura ha magari delle difficoltà nella vita, non riesce a conquistare un determinato ragazzo, e poi magari c'è l'altra che è stragnocca, che invece vive la sua vita alla grande, e poi di solito magari si parlano fra loro, una si lamenta dei suoi problemi, l'altra dice ti posso aiutare io, prova questa crema, diventerai bianchissima e anche tu avrai successo. Poi si vede lei magari in un secondo momento con la pelle chiara e è felice e contenta. American Double Strength Peptide aur Jadi Bootiyan jo andar samaye aur gora banaye 4 hafton mein. Emami Fair and Handsome, duniya ki number 1 fairness cream. Cioè, noi in Italia abbiamo queste pubblicità per quanto riguarda gli assorbenti. Che c'è, dimmi? Cosa c'è? Ma se lo sai, quando il ciclo non farei niente. Lo sai che se non vai tu non vado nemmeno io. Sei libera di fare quello che vuoi. Poi mi ha chiamato Nicole. Perché non vieni? C'ho il ciclo. Che problema c'è? Ti porto lì in sé. Capirai. Sì, ecco, in molte parti dell'Asia, soprattutto a Cina ne ho viste di queste pubblicità, anche in Thailandia, invece è per i prodotti per lo sbiancamento della pelle. อยู่แต่ที่เย็นๆจนค่อยๆขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติใน 10.4 ล้านสัปดาห์มีโอกาสมาลุกดีด้วยที่คุณเกิดเป็นมนุษย์ Credo che questa immagine comunque di bellezza che viene costantemente promossa dai media asiatici sta condizionando pesantemente le persone, addirittura inconsciamente, che finiscono per credere che l'unico modo per essere belli è se si ha una carnagione chiara. Io spero davvero che verranno incrementate più persone anche
con carnagioni diverse nei vari media asiatici, perché c'è bisogno comunque di rappresentazione anche di queste persone. Lo sta facendo tutto il mondo, in America ormai in quasi tutte le serie televisive cercano di includere persone di etnie diverse. È il momento che anche l'Asia si muova in questa direzione, perché comunque anche all'interno della stessa, diciamo, etnia ci possono essere delle virgolette differenze. La TV dovrebbe iniziare a promuovere diversi tipi di bellezza, perché è importante, perché veramente ci sono delle persone che si sentono comunque fuori luogo e non accettate, magari perché sono nate all'interno della stessa etnia con una carnagione più scura. In ogni caso, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, ditemi che cosa ne pensate nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video e grazie sempre per vedermi questi video. Vi ricordo come sempre, magari se volete andarvi a ascoltare un po' di musica, andate sul mio canale musicale o anche su Spotify, che sto cercando adesso di caricare più canzoni, anche su Apple Music, quindi vi aspetto lì, andatevi ad ascoltare una canzone, vi lascio il link in descrizione, anche nel primo commento, cliccateci sopra e ditemi qual è la vostra canzone preferita. Un ciao da Seba e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! I'm stuck here fighting demons, fighting demons.